Me lo ricordo bene, quel 5 maggio 1938. Era una bella giornata di sole. Ai lati di via Caracciolo, sul lungomare, c'era un sacco di gente in attesa del suo passaggio. Ad un tratto la scoperta avanzò tra le due ali di folla e lui, il Führer, si alzò in piedi. Ricordo ancora meglio la voce di uno sconosciuto che ruppe il silenzio della cerimonia, quando Hitler tese il braccio nel classico saluto nazista. Sta prendendosi fuori piove, sta controllando se fuori piove. E la gente scoppia in una fragorosa risata. Perché noi napoletani, in quanto ironia e capacità di non prenderci troppo sul serio, non ci batte nessuno. Non solo. Ditemi voi dove Mussolini, definito un pagliaccio dal vate, poteva farsi fotografare con un orso in bocca, se non davanti al mare di Napoli. Era il 1938 e tra poco Mussolini, lo scemo unito, ci avrebbe portato in una guerra infame. E noi a ogni disgrazia una canzone, come il 28 marzo del 1943, quando la Caterina Costa, una nave carica di armamenti bellici, saltò in aria nel porto di Napoli. Popolo è una volta, gente semplice e felice, chi sta in Napoli sincero, capurissa se ne va. 600 i morti, 3.000 i feriti, e il nostro grido di rabbia sfociato sul ritornello di Napoli a Casanova, dopo pochi mesi che sta storia da Forlì divenne realtà. Tutto ebbe inizio il 27 settembre 1943. Aveva piovuto fino all'alba, poi era tornato il sereno. Alcuni giovani napoletani, rifugiatisi nel cascinale del Pagliarone per sfuggire alle retate ormai quotidiane dei tedeschi, uscirono all'aperto. Fu allora che le videro in lontananza. Decine di navi stavano avanzando nel braccio di mare davanti a Napoli. Gli americani, e via di porta in porta, di strada in strada, l'urlo di liberazione. Potevano aspettare lo sbarco, attendere gli americani? Mai. A Napoli la resistenza era già cominciata giorni prima, subito dopo l'armistizio, con alcune manifestazioni studentesche già il 1 settembre in piazza del Plebiscito e le prime assemblee nel liceo classico San Nazaro al Vomero. Poi subito dopo le prime azioni armate. I primi scontri il 9 settembre al Palazzo dei Telefoni, poi il 10 settembre tra piazza del Plebiscito e i giardini del Molosiglio. E poi l'11 settembre alla Riviera di Chiaia, e il 12 con l'eccidio a Piazza Bovio e la fucilazione di Andrea Manzi, per anni il marinaio ignoto. A Napoli i soldati italiani erano allo sbando per mancanza di ordini dei comandi militari. Con oltre 20.000 tedeschi in giro, la fuga in abiti borghesi dei generali Riccardo Pentimali ed Ettore Del Tetto non aveva certo aiutato. Era stato il caos, ma ora eccole, le navi americane. Ma i napoletani vogliono consegnare una città già liberata, anche perché le navi sono ferme, bloccate dalle mine. La prima fucilata contro i tedeschi venne sparata al Vomero, in via Belvedere. Dal Vomero verrà sparata anche l'ultima. È l'inizio delle 4 giornate. Al Vomero Vecchio erano stati una ventina di uomini armati alla bella e meglio a insorgere. Alla loro guida un popolano noto come Baccalaiuolo, venditore di merluzzo secco. Furono due tedeschi in sella ad una moto i primi a cadere. Poi altri spari, prima in via Cimarosa, poi in via Scarlatti e in piazza Vanvitelli. Lo scopo? Attaccare i tedeschi per prendere loro le armi. Le voci di insurrezione arrivarono al comando tedesco, dislocato nel campo sportivo del Torio, oggi Stadio Collana, usato come campo di concentramento. Un rastrellamento punitivo fu la prima risposta del maggiore Sacau. I napoletani la devono smettere di spararci addosso. E così i tedeschi iniziarono a sparare a casaccio contro i palazzi. Furono 6 le prime vittime civili, anche un ragazzo il cui nome rimarrà sconosciuto. Poi ci fu un vero e proprio rastrellamento, uno di tanti, ma la resistenza vuole combattere. A organizzarla al liceo San Nazaro saranno il professore Antonino Tarsia in curia e il pittore Edoardo Panzini. Al comando il capitano Vincenzo Stimolo, detto Enzo. È questo il gruppo che intima i tedeschi di liberare i prigionieri. Il temuto comandante Walter Scholl si trova all'Hotel Parco. Lui a dare l'ordine di consegnare tutte le armi, il coprifuoco, la distruzione delle fabbriche. E la chiamata al servizio obbligatorio per certe classi. Il
Scholl, rendendosi conto di non poter difendere il Vomero, decise di ripiegare, dopo aver liberato gli ostaggi. Niente male per i patrioti napoletani in così poco tempo, ma altre forze tedesche sono attestate nella conca di Agnano. Per quello i partigiani hanno organizzato un posto di guardia sulla strada della Vigna. Dentro ci sono cinque patrioti, il tenente Giovanni Abate, il soldato Celestino Sardo, il marinaio Mario Sepe, il vigile del fuoco Francesco Pintore e il civile Bruno Bonfiglio. Sono loro a sentire per primi quel ronzio di motori. Dall'ultima curva apparve una colonna motorizzata composta da 12 autoblinde, un cannone anticarro e un carro armato. Davanti, un'auto e una motocicletta. Uno scontro impari. Con una sola mitragliatrice rubata ai tedeschi, quattro moschetti e otto bombe a mano, quei pochi uomini riuscirono a bloccare i tedeschi. La città è in ginocchio per i bombardamenti, ma la rabbia dei napoletani cresce sempre di più. In tutta la città sorgono barricate. La reazione è tremenda e molti giovani napoletani cadono sotto il fuoco tedesco. Tra questi lo studente Adolfo Panzini, 20 anni, figlio del pittore. Arrivano i rinforzi e i tedeschi si ritirano portando con loro alcuni prigionieri. Verranno fucilati poco dopo. Ormai la rivolta dilaga, a Capodimonte, al Vasto, a Furia, a Chiaia. Nella zona del museo la battaglia più dura. Sono gli scugnizi a portare ai partigiani le armi rubate ai tedeschi. Al Matardei e in difesa del ponte della sanità c'è lei, l'operaia Maddalena Cerasuolo, armata. Dopo 4 giorni di combattimenti verrà consegnata alla quinta armata una città liberata. 168 vittime in combattimento, 140 quelle civili, 19 morti mai identificati, 162 feriti, 75 invalidi permanenti. Napoli, la prima tra le grandi città europee a insorgere contro l'occupazione tedesca.